cara grossa, sto bacias, o mal che finisca, sarà questa grandezza che ne esagerà, alle buie in montagna e la vacca su, quando a noi penso, penso ai ciamù, tante guerre nella mia vita, e se son capita, che per batte son partì, verso in nove terre, i compagni su pistes, tanti su papì, come testa la balada, che i vegari in pì, hey ho! Mi sono del Carignan, congiunti meriche a fare una guerra indiana. Hey ho, mon frere, sono a piemontese, ma me batto e muro per non è francese. Terra nuova, terra grande, basta come un mare. Io posto un po' per tutti, basta supportare le sacchette che ti fa coperta e la testa fa girare, pare mare o su casa, con la testa sempre là, i rocchi son pa ben veghe, la foresta è estrema, i vego pa per mortai e per l'odore, per la gloria, per la terra, per un re che neanche vego, mi masso per chi là, hey ho, mon frere, mi son del Carignan. Congiunti meriche a fare una guerra indiana. Hey ho, mon frere, sono a piemontese, ma me batto e muro per amore francese. A chi la ben servì, la barca intera è frena veste, non ha per comandare, terra nuova, vita nuova, la sua casa non c'è passà, sono partita nel Piemont, per la sposa in tre Quebec. Hey ho, mon frere, mi son del Carignan, congiunti meriche a fare una guerra indiana. Hey ho, mon frere, sono a piemontese, ma me batto e muro, per ora è francese. Tum tum! Per l'altra string band, benvenuti! Che piacere, venite sì! Mario e Fabri, pulessettavus, sì. A parlare a Ciacciare in Pau. Allora, mi parlo per italiano perché con chi da fuori mi parlo niente di Vernanti. Capito, Vernantesi, io sono così, sono A e B, quelli con cui parlavo il dialetto, la lingua di Vernante da piccolo, continuo a parlare adesso. Con quelli da fuori, come Stefano, che conosco da una vita. Ecco, parles italiano. Parlo italiano. Giusto. E vai ben parito. Tu Mario, invece, come parles? Parlo italiano, in linea di massima. Però con me puoi parlare come vuoi, se lo sai. Sì, ma anche tu sei un po' straniero per me. Ah, capito. Denti a ribes, Mario, tu. Non vale da Osta, da Osta. Da Osta, però. A chi con la lingua si è da pe con la lingua, con la nostra o la tua, se puoi dire che si è. Sono leggermente cugine. Diverse, però sono cugine, insomma, sì. Quello della Val d'Aosta si chiama Franco Provenzale perché ci sono parole della Langue d'Oc e della Langue d'Oil. Uh-huh.
per cui insomma i linguisti quando l'hanno studiata hanno scoperto questa cosa e l'hanno chiamato Franco Provenzale. Ah, scappi, Franco Provenzale. Voilà. Lo sapevi voi altri? Ah. Sapevatelo. Se non lo sapevate. Bene, allora benvenuti a Tintun. Lengo il musico per lo sitanio, ma Remmac è in lusitanio. Stiamo facendo un viaggio veramente grande, lungo. E ci ha colpito un'espressione che abbiamo trovato sul vostro sito, che è curenta in blues. È un brano e anche, ma proprio già il nome del vostro gruppo musicale, Terres Autes String Band, già abbiamo parole diverse, di diverse lingue, e così raccontateci un po' come è nato il progetto. Noi volevamo fare la riff ai Beatles con... C'è del salotto. Con i nomi lunghi, no? Salotto se ti ricordi, è Bernardo. Bernardo, capito. Quanti secondi. Bello. Si arriva un po' appresso. No, alla fine è quello che ce lo siamo detti tante volte io e Mario a fine concerti, anche i vostri. Eravamo al bancone del bar, dicevamo sempre dovremmo fare qualcosa assieme. Un giorno lui mi telefono, fa facciamo qualcosa assieme. Ma perché se ci viaggi vi smentiate al bancone. Sì, arrivavi un giorno appresso e dice che idea Mario, una cosa Mario, ma non mi ricordo. E quindi alla chiamo fine, io chiamo lui, ma come dico spesso citando una bella canzone, un uomo è quello che mangia e quello che si porta nel cuore. Quindi alla fine noi abbiamo sia la musica delle terre alte, quella dell'Occitania, quella della sua vallata, ma anche perché viviamo di ascolti, diciamo, moderni, tra virgolette, e quindi alla fine ci siamo presi la briga di mischiare il tutto. Ma perché Dien, magari Renti ci lo sa, ma Fabri e Mario arrivano da storia musicale diverso, cioè a cominciare forse dalla storia usitano, ma Fabri ha lungo storio del musico usitano. Deco Mario, se vuole contare, se smacca, a questo forse è l'ultimo progetto che è il primo che lo fa insieme, ma arriva da altri gruppi forse. Beh sì, sicuramente, vabbè, io suono con Ludalfin, per cui la musica occitana per me è venuta da quello. Anche se da ragazzo, quando vivevo ad Aosta, conoscevo già la musica occitana senza sapere che esistesse l'Occitania, francamente, perché c'era un personaggio che faceva del cabaret, era un musicista, insomma, e già allora, mi ricordo, avevo 16 anni, mi ricordo che lui faceva la jambe me fait mal, la faceva in francese, per cui l'ho conosciuta così. Dopo ho scoperto che era un nouvet provenzale, insomma, però le cose sono arrivate già da prima. Da prima, molto prima. E io vengo dal paese... Adesso facciamo i bravi dal paese dalla vallata, della Curenta, anche se dico sempre Vernante il paese della Curenta, perché giustamente è così, diciamo che è così, però sarei se gli altri sono d'accordo, comunque alla loro intervista diranno quello che vogliono. questo dio la storia la raccontano i vincitori, ragione, no? Giustamente. Oggi vinco io e quindi vengo dalla vallata della Curenta, quindi da noi Curenta Ballet, che ci sia un matrimonio, un battesimo, una festa, c'è sempre Clarino e Fisa Curenta Ballet, tanta. Quindi alla fine io avevo iniziato anche un po' in maniera un po' così barricadera a provare a suonarci dietro. Poi ho conosciuto il Lusseriol, quindi sono stato il primo bassista di Lusseriol, quindi si hanno preso una certa deriva e anche con... Sì, chi hai conosciuto? Il Lusseriol. Mai sentito. No, quindi io pur suonando uno strumento che diciamo accompagna, quindi non uno strumento tipicamente occitano, mi è sempre piaciuto molto accompagnare i musicisti occitani, che siano Clarino e Fisa. Abbiamo anche registrato un bel disco qua con un duo, un trio in verità, Dario Emanuel e Roby, live qua. Oltretutto il tuo è stato il primo strumento elettrico a entrare in Lusseriol. Sì. E anche con i suonatori tradizionali di Vernante, che Beppe Severin, una volta mi disse che secondo me è uno dei più bei complimenti che vi abbia mai fatto, mi ha detto: non so cos'è quella roba lì, però ci si diverte tantissimo. È bellissimo. E quindi ho sempre avuto la curiosità, diciamo, poi anche come ascolti, di, diciamo, che il folk rock o quell'ambiente lì è un po' il mio pane. Sì,
neanche avies d'altri percorsi, di gruppo prima di trovare l'Ussitania, esatto? Sì, 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 io so dove vuoi arrivare. No, qualcuno usa puntata dal percorso d'altri viaggi, no? Sì, un chitarrista che non sa di sì, che... Sì, Sara volevo chiamate, no. Forse, no? Da questa storia del discover della Vanoni che ha parlabili d'altri viaggi, ma perché suonava gente in gruppo? Sì, io volevo fare volevo fare una boy band, poi per motivi che potete ben capire, e non sono un toy boy, quindi diciamo, la carriera un po' naufragata. E si sfinita l'usserio, penso un po'. Comunque facevo una bellissima cover di Una ragione di più di Ornella Vanoni. Pensa che roba. Volevo aver confermo di non che avevo dei bini. Ok, quindi una puntata un po' di tempo fa. Benissimo. Nosaltri, boh, vi facciamo più parlare, vi facciamo suonare, se vuole. È andata benissimo, quindi. È andata benissimo. Nos agrado, se suona in cantoc. Facciamo un pezzo in franco-provenzale. Ah, ecco, nos agrado. A tun tun, Terre Haute String Band. Finchio crape, dem dem buescio lo marte du fabro, via adesso da Badia, dem dem buescio lo marte du fabro, via adesso da Badia. Craina vegna dire perdon, l'anlogu
de la liberté. Dans un bois chaud, le martyr du fardeau. Mon papa me montre et me apprend un monde. Dans un bois chaud, le martyr du fardeau. Fille avec nous, de ma liberté. Tuntum, Tre Auto String Band. Ah, ma vedo che si renda su let, vedo che gli ha d'altro suonare. D'altro string. D'altro stringo. String. Allora, se vuole presentare. Mario, che è il leader carismatico, presenterà. Sì, sono... li ho conosciuti tutti e due. Oreste è stato un mio allievo di quando insegnavo ancora al Centro Jazz a Torino, che quindi era tra gli anni 90 e gli anni 2000. Lui viene dalle alte cime, ma proprio veramente sempre innevate, di Barriera di Milano. Infatti si vede ero alto proprio. Sì. Quinto piano. Lo volevano gli ZZ Top con quella bella barba, tutto quanto, però insomma abbiamo vinto noi. Diana invece l'ho conosciuta a Carmagnola quando abitava lì. Viene dai Carpazi orientali, infatti è rumena. Ci porta tutta la sua balcanicità col suo violino e ci fa molto piacere che sia con noi. E il gruppo sa che è di sì? È finito sì o gli ad altri? Se vuoi altri catre? Allora, nell'ultimo CD che abbiamo appena fatto uscire, lo potete trovare nelle prime 20 posizioni di Billboard, comunque abbiamo anche un gradito ospite che anche qui, più che un ospite, è un compare di, diciamo, di emozioni. E Taten Son Gan dei Mau Mau, che Mario lo conosceva bene, io lo conoscevo da fan, diciamo, da ascoltatore dei Mau Mau, e diciamo che anche stessa cosa al bancone, abbiamo parlato e abbiamo detto... E di che il vostro progetto, da long che capisco, se Bojo, forse sei aria di danzo, ma forse a carcarende mai, da long che capisco. Long che chante stu, Mario, parlo di d'altro causa, smagrem per far bugiare, ma dico per far pensare? Beh, dipende, sì, sì, abbiamo le canzoni più leggere e poi abbiamo quelle che ricaviamo dalle storie che insomma sentiamo un po' in giro. La prima che abbiamo fatto, Missù del Carignan, parla di un reggimento fatto di piemontesi, tutto da piemontesi, tutti della maggior parte del Pinerolese, della Valchigione, che per, dopo una serie insomma, di storie di questa vita del reggimento sono poi stati mandati nel Canada a combattere contro gli irochesi, per cui avere questa idea di sapere che c'erano questi piemontesi nell'epoca, nell'epopea dell'ultimo dei Moicani, insomma, che combattevano gli irochesi, poi si sono fermati lì, hanno figliato, insomma, ci sono ancora gli eredi, pare. Mentre quella che abbiamo cantato dopo è una storia, anche questo, di un personaggio che è realmente esistito, è nato in Val d'Aosta verso la fine del Novecento, era un falsario, nel senso, il papà che faceva il fabbro, lui ha imparato bene il mestiere del padre e ha incominciato a battere monete false e le regalava alla gente, insomma, per fargli stare meglio. Una specie di Robin Hood. Sì, infatti lo chiamano Robin Hood delle Alpi, la storia è poi è andata avanti dopo che lui è morto in maniera misteriosa. Adesso c'è una vigna con cui fanno un'associazione, raccoglie fondi a nome di questo di Farinè. E la vigna è stata regalata al Dalai Lama, per cui insomma partiamo da un piccolo villaggio sperduto nelle montagne, tutta una storia, finiamo col Dalai Lama. La vostra storia, a loro sono le scordo, gli strumenti a cordo, le smontagne a vendì e la lengo, nosaltri, tuntun è slengo e musico per l'ussitanio. Il carcaren che vi parlo d'ussitanio, che vi parlo d'ussitan a vus. Fabria dice che lo parlo re, ma vedo che lo capisce bene e parla svernantin. Carco storio, carco paraulo, che vi esiste in tal cor, ussitano, o franco provenzalo, che può collegarsi all'ussitan.
Gardena Lenga, ad esempio. Gardena Lenga. Paolo Forte. Che vale per tutti, vale, insomma, fa parte della propria identità, per cui è la prima cosa che le dittature cercano di abbattere, quella delle lingue, dei dialetti, delle lingue, insomma, locali. C'è un motivo, insomma, perché questo dà un'identità a un popolo. E quindi Gardena Lenga. Fabrizio? Ma potrei citare una frase mitica di Dario Emanuel, che viva Neiti merda Ieti, che spiega un po' il fatto come siamo bellicosi in Val Vermenagna. Io mi si è capitato varie volte di descrivere queste situazioni, descrivere la musica tradizionale, cito un pezzo, tenetevi, di Ziggy Marley, che è un pezzo che ho ascoltato in gioventù quando ero ragazzino, che diceva: se non conosci il tuo passato non conoscerai il tuo futuro, Tomorrow People. E quando l'ho ascoltato, ero al mare, l'ho ascoltato così, ho detto: ma chissà cosa vuol dire. Poi su quelle cose che ti restano lì, no? Tra l'altro non sono un ascoltatore di Ziggy Marley, però è una cosa che col tempo mi è arrivata lunga come un'onda, perché effettivamente se tu non conosci quello che sei, difficilmente riuscirai a fissarti bene per vivere un bel futuro. Capire dove andare. Capire cosa sei, cosa stai facendo, almeno io la vedo così. Nel presente. E io aggiungerei anche un'altra cosa, che se poi non fai quello che sei, non fai, secondo me, non le fai bene le cose. Ah, sì. Sì, infatti questo è più che un progetto, è un gruppo di autocoscienza. Tipo psichiatra, no? Che dici, no, ma alla fine è come anche quando mi capitava che quando abbiamo suonato assieme, non si è mai che gli dice adesso dovremmo fare quello, facciamo qualcosa, poi dopo quando la roba è fatta capiamo cos'è. Sì, l'onca sva. Perché se uno si mette adesso uniamo il Moog con la cornamusa, la ghironda e uno che suona il triangolo, magari viene una cagata, perché è una cosa un po' fuori. Se invece è una cosa, se invece siamo uno che suona la ghironda, uno che suona il Moog, uno che suona il triangolo, magari quella cosa lì può essere una bella idea. E l'idea di quando dice facciamo un progetto, no? Il progetto, cioè, scaturisce quasi come sfogo, e poi dopo uno lo vede, lo raccoglie, lo sistema e lo descrive, lo porta avanti. Bene. Sara, grazie. Ma io... Che dire? Mi sembra di sentire qualcosa, perché noi abbiamo anche dei collegamenti. Ah sì, ogni tanto avete collegamenti. Alleluia, Luciano, se mi sa cercare, sparculo l'indotto di casa, in bella stare, peggio all'Europa di arrivare. Non guardare al retro, non si può tornare, ci sape quante cose che ha lasciato, famiglia, amici e terra da ricordare, colori di cucina tradizionale, viaggiando piano piano da amici a imparare. C'è buona la pizza da lì, io la mangio sempre qui, umidore, prosciutto, olivo lì, c'è buona la pizza da lì, c'è buona la pizza da lì, io la mangio sempre qui. Umidore, prosciutto, olivo lì, c'è buona la pizza da lì. Iran, Turchia, Lugia, c'è cominciato, Germania, Grecia, Austria, ti è passato, in Italia del nord e nanna e si è divato, non eri intento il studio ospitato, ti vado usando e sta miso a studiare la cucina del mondo lì. Rubando lo sguardo dei miei strafaticare, lo giuro con il cuore e lo voglio ringraziare. C'è buona la pizza da lì, io la mangio sempre qui, umidore, prosciutto, olivo lì, c'è buona la pizza da lì, c'è buona la pizza da lì, io la mangio sempre qui, umidore, prosciutto, olivo lì, c'è buona la pizza da lì. Arra! We'll be right back.
della Salentina, ti voglio abbracciare. Amici e tanto amore, te bisogna incontrare la passione nel tuo lavoro da mare. La pizza ai confini ti ha fatto superare. Basta, gira, foda e riota, la storia della Cantur monna una moda. La piada non è un dramma e finisce così, ed è una bella storia la pizza di Ali. Se c'è buona la pizza da lì, io la mangio sempre qui, umidone, prosciutto, olivo lì. Se c'è buona la pizza da lì, se c'è buona la pizza da lì, io la mangio sempre qui, umidone, prosciutto, olivo lì. Se c'è buona la pizza da lì. E a tuntun anche con nosaltri, Claudio Cavallo Giannotti, benvenuto, ciao Claudio. Ciao. Ciao, mi sentite? Te senten, forte e chiaro, come si dice. Ciao. Ci sentes? Benvenuto a tuntun, lingua e musica per l'usitanio. Siamo arrivati a parier con questo collegamento, si siamo già scordo e siamo arrivati fino in Salento. Benvenuto Claudio, Claudio dai Mascaremirì, voi avvisare un nostro amico perché sì perché vinto sin can de progetto de Mascaremirì facendo quest'anno me vos contar che sches lo progetto vos avvisanus che sches lo progetto Mascaremirì e dente arrivo. Beh, noi come hai detto tu quest'anno festeggiamo 25 anni nel 98 Giovincelli, all'epoca eravamo veramente ventenni, come un po' anche noi gli amici che ci sono da voi, no? I Ludalfin, tutti gli amici che conosciamo in Occitania, fratelli ormai possiamo dire, perché quasi 30 anni di musica insieme, quindi possiamo dire un bel po' di vita passata insieme. Quindi nel 98, dopo 5 anni, in un primo progetto chiamato Terra de Mezzo, facciamo Mascaremirì, perché però ci andava stretto questa riflessione che all'epoca nel Salento passava, questa musica tradizionale molto, come era presentata soprattutto, ci andava stretta. Quindi molti convegni, molta università e poca vita nei bar, nelle piazze, dove c'era la vera cultura popolare, cioè il popolo, no? E quindi da lì nasce questa riflessione di elettrificare un po' la musica salentina per cercare di andare ad acchiappare un po' i giovanotti, questo sound chiamato all'epoca elettropunk tarantolato, con ormai non c'è più Vito Giannone al mandolino e Beppe Branca è il primo bassista dei Mascaremirì, con questo tocco punk hardcore. Questo è un po' il nostro inizio. Sara, vuoi chiedere qualcosa a Claudio? Ma qual è anche il vostro rapporto con la musica occitana? Possiamo dire che ci sono delle influenze occitane? Ma noi, come abbiamo detto già, diciamo, nei nostri viaggi, nelle altre diciamo interviste, con l'Occitania abbiamo proprio come se ci fosse un'autostrada dal Salento fino a Nizza, Marsiglia, a livello occitano, diciamo italiano, perché siamo venuti spesso dalle vostre parti a fare musica, a fare incontri culturali, a scambiare musica. Nel 98, proprio dopo un incontro con un attivista marsigliese, Alessi Dell'Umbria, arriviamo al quartiere della Plena a Marsiglia e da lì nasce veramente un via vai di artisti provenzali occitani che sono venuti nel Salento e anche noi siamo stati tantissime volte. Quindi dal 98 che abbiamo... Mo adesso non ho l'elenco preciso di tutti gli artisti che sono venuti qui in Salento, però veramente tanti, soprattutto Marsiglia, i marsigliesi, abbiamo avuto veramente tantissima musica, abbiamo prodotto tantissima musica con gli amici marsigliesi. Sì, me ne avviso tanti viaggi, se sento Trubà a Marseille, a Vincent Ansem, tanti viaggi, t'hai visto parlare con de marsigliesi, parlare... sentite parlare con de gente che parlava provenzal, parles e comprenes ben la lingua occitano. Tuntun è slengo e musico per l'usitano, parlando de lingua, ma de musico. Per Claudio Cavallo, che, come ha detto, ha vinto Sincan Trento, viro per l'usitanio, dal Salento all'usitanio, che è la lingua occitano, lo provenzal? Che
t'esistà, sa di me carcarende con in Occitano? Ma io faccio sempre un esempio, no? Quando si parla di occitano e salentino, no? O Mumbeu o Beggiumeu, sono uguali i suoni, vedo molta sonorità simile. Non so se sapete, ma Giali di Marsiglia Sound System adesso vive nel Salento, no? Fa 6 mesi in Marsiglia, 6 mesi qui a un paesino che si chiama Uggiano La Chiesa, a 12 chilometri da casa mia. Quindi spesso parliamo in salentino e lui parla in occitano, in provenzale, e ci capiamo benissimo. Poi ho avuto anche tantissime, diciamo, relazioni con artisti, ma anche con persone comuni, dove alla fine si parlava sempre o dialetto o provenzale, e io capivo benissimo in quella che era pure la quotidianità di una vita, perché spesso sono venuto anche tante volte in vacanza, ho tantissimi amici, quindi quello per me poi è tradizione, perché poi una lingua, secondo me, è veramente una lingua viva quando poi si parla. Qui da noi il dialetto è parlato sempre, non nei paesi, nei bar parliamo, e forse è l'unica cosa che io contesto, soprattutto nella parte francese, che questa visione molto scolastica forse ha tolto quell'uso comune di parlare di una lingua popolare. Invece vedo che è molto più usata da voi nell'occitania, diciamo, italiana, però questo fatto di parlare in maniera molto più, di usare la lingua, la lingua serve per parlare, quindi questa è un po' la mia riflessione. Invece lì, tra l'aspetto scolastico, tutto questo aspetto veramente poco popolare di una tradizione sia linguistica che musicale, no? E allora, però possiamo dire che mi ha aperto tanto la testa quando, per esempio, sono arrivato nelle prime feste a Marsiglia nel 98-99 a vedere il Raga Baletti di Marsiglia Sound System, per esempio, no? Che ospitava tanta multiculturalità, e questa per me è stata una grandissima esperienza, perché poi da lì sono nati tante altre riflessioni. Quindi da una parte un bene, da una parte un male, posso dire. Hai capito. E se con nosaltri sei Renzi Asvist, ha Teresa Outer String Band, Mario Poletti, che ti saluto. Fabrizio. Ciao Claudio. Vos conosce già lo progetto, forse? No, ma ci conosciamo, ci siamo visti. Sì, con Mario sì, abbiamo anche dei momenti insieme su alcuni palchi, ricordo l'Estivada, ma anche sì, la festa del Udalfin a Borgo San Dalmazio, se non sbaglio, il paese si chiama. E quindi, vedi, ancora la vecchiaia, anche se ho passato i 50 anni, mi regge la testa. Bene. Avete domande anche da fare a Claudio? Non so se volete farvi delle domande, delle cose da dirvi. No, mi piacerebbe capire se è quello che ho detto, soprattutto sulla lingua, perché io ho avuto tante discussioni con attivisti provenzali o occitani, no? Sul fatto su come poi si tramanda una tradizione, no? Soprattutto io vedo questa cosa succedendo anche nel Salento su quello che è il ballo e il tamburo, no? Che c'è troppo laboratorio e poca vita quotidiana di una trasmissione orale in una maniera proprio, possiamo dire, naturale, no? Quindi parlando, frequentandola una musica, frequentando una tradizione, frequentando, per esempio, io quando esco vado sempre nel solito bar, incontro le persone, faccio vita normale, non è che sono l'artista che va a riscoprire qualcosa, cioè, o meglio, ogni giorno scopro qualcosa, perché proprio nel contesto sociale c'è sempre tanto da imparare. Ma io conto salentino, io parlo dialetto sempre, allo bar conto dialetto, conto fusile, non conto italiano. Da noi è uguale, in Val Vermenagna è per nostra fortuna il dialetto è parlato, non c'è bisogno di inventarsi qualcosa per ravvivare il fuoco. Anche i ragazzi giovani lo trovano cool, quindi si suona la fisarmonica, si balla Currente Baletti, si parla il dialetto, chi non l'ha imparato in famiglia lo impara dagli amici, ed è una cosa naturale, secondo me, come ha detto lui, è veramente un valore aggiunto quello di non dover ricorrere agli elettrodi per ravvivare qualcosa. Poi se in caso di morte apparente, viva gli elettrodi, però però forse si arriva bene a tenerlo vivo, sì. Parier, come di Popularo, come di Claudio e Smiei. Io racconto questo che fa morire da ridere. C'era un signore nel bar tipico di Vernante che voleva fare i complimenti a mia moglie per una cosa,
e si è avvicinato e voleva dire complimenti, non è riuscito a dirlo bene in italiano, si gira verso di me e fa: l'italiano è bestia. L'italiano è bestia. Boh, merci Claudio per essere sta con nosaltri. Saltentù, l'usalento. Grazie. Ciao. Merci, ciao. Caro. Ciao ragazzi, buon, ciao. Buon lavoro. Ciao. Dai. Merci a Claudio. Boh, nosotros usciamo in canto che se avevi io di suonare. Sì, perché facciamo un ponte ideale, come dicevo prima, che i progetti non bisogna costruirli a tavolino, ma devono venire fuori, con quell'esempio un po' scemo che facevo prima. No? E noi una cosa che abbiamo in comune è un certo tipo di approccio alla musica anche delle string band americane, e quindi qui abbiamo fatto un omaggio e velato. Poi ci piace il blues, c'è poco da fare. Sì. C'è poco da fare, diciamo che è una corrente come la più capì, un secondo, ma è una corrente alla Ray Cooder, dai, diciamo. Vorrei t'aggradare io, Alla non ho detto come. Tre altre string band a tum tum. Su una dubbia, la caschetta in beggine, suonavo la curenta blu. Bene tutte con la veglia, veglia forse poi balè, ballavo la curenta blu. Scarpe brocchettore, con cote forse longhe ma piccute venera. Bussavo chi armonica un po' re, suonavo la corrente blu. Cutinghe giri fuori, fave che anche udare, ballavo la corrente blu. L'abito sul gruyère, suonavo la corrente blu. Mi piglio la cinese e la fonda la perché, ballavo la corrente blu. Camisa serbaia, venuta per la montagna, andava c'è la catà, la mus tutta il dì, vuoi fia festa che mi mus, a piazza nella corrente blu, mentre che nella che mus, suona tu saute da re, suonavo la corrente blu. Altre string band, merci. Grazie. Merci.
Ebbene, nosotros siamo arrivati alla fine, No! Sì, alla fine. No, è già alla fine. Alla fine, ma da questo punto, ma della stagione di Tun Tun, la prima stagione, Caspita, quindi... Siamo arrivati proprio alla fine di tutto. Il blues ci stava, il blues, però curento blues. Però non è un tristissimo blues, no, come infatti. Si dice, è abbastanza allegre. Allora noi ringraziamo il pubblico, sì, gli ospiti, che il centrofondo, il bar del centrofondo di Aisone, il super pubblico. Sì, volevo ringraziare il Vibe. Ringraziamo l'Unione Montana Vallestura. Ah sì, sicuro, tutto l'Unione Montana. Rinominiamo il titolo del progetto all'interno del quale si inserisce questo programma musicale, che è Usitan Lengo Denkui e De Deman, finanziato grazie ai fondi della legge che tutela le minoranze linguistiche storiche, che è la legge 482. Se lese, ton, ma si pronuncia tun. Volevo ringraziare tutti i tecnici che hanno lavorato per noi, con noi, per Tun, Vibe Production e RBE. Boh, sperando di vedere se l'anche ven. Arrivederci a tutti e merci. Grazie. Lingo e musica per l'Usitania. Merci, arrivederci. Buona festa.